Ciao a tutti, di cosa voglio parlarvi oggi? Beh, mi è capitato fra le mani questo libro, non so se lo conoscete, di un autore che si chiama Hans Rosling, che è morto nel 2017, ma che in questo libro racconta un po' come funziona il mondo in realtà. E devo dire che la distorsione fra quello che pensavo e quello che è scritto, dati alla mano su questo libro, mi fa molto pensare. La frase nel retro di copertina è: non va tutto male, anzi le cose non sono mai andate meglio. Lo dicono i fatti, l'unico vero antidoto al luogo comune. Ma caspita, luoghi comuni, quanto ci fregano i luoghi comuni, ma anche intorno a noi, nelle cose che facciamo giorno per giorno. Esiste una cartina molto interessante, tra l'altro, poi, di come vedere il mondo rispetto a quattro temi principali: la sanità e la malattia, la ricchezza e la povertà. Devo dirvi che se oggi chiedessi a voi, secondo voi, in questo schema, dov'è posizionata l'Italia? È in alto a destra fra le popolazioni ricche e sane, o è al centro, o è in basso a sinistra? Insomma, ve lo svelo. L'Italia è tra i paesi più ricchi, più sani del pianeta, ovviamente. Ma allora qual è il paese più povero? Il paese più povero in assoluto sembra essere la Repubblica Centrafricana, mentre il paese più ricco in assoluto, lo sapete qual è? Il Qatar, dove però si vive meglio in assoluto per ricchezza e per il fatto che siano tutti sani, sembra essere Singapore. Cosa ci interessa di tutto questo? Ci interessa perché all'interno di questo libro esistono delle domande che lasciano veramente un po' perplessi. Quello che noi pensiamo di questo mondo potenzialmente poi alla fine è completamente differente. Vi leggo una delle domande che mi hanno lasciato più colpito. Il pianeta a quanto pare sta invecchiando. Lo dico perché ci stanno raccontando anche per l'Italia che stiamo invecchiando. In verità sì, stiamo invecchiando, ma è anche vero che le potenziali malattie che 50 anni fa facevano morire le persone ad un'età media di 74 potenzialmente sono state debellate, la sanità ha fatto il suo lavoro e l'età media in cui si vive, soprattutto in Italia, è diventata più vicina agli 84 anni che non ai 74 anni. Dal dopoguerra ad oggi sono cambiate un sacco di cose. Allora un cinquantenne era veramente una persona vecchia e oggi effettivamente un cinquantenne non è più la stessa cosa, perlomeno io personalmente non mi sento un vecchio, mi sento di avere ancora un sacco di energia, un sacco di cose da dare. Voglio parlare di luoghi comuni, non facciamoci fregare dai luoghi comuni, andiamo sempre un po' più in profondità, mettiamoci in relazione con le persone per raccontare la nostra storia, ma anche per ascoltare la storia degli altri e per capire esattamente come funzionano le cose. Per capire come funzionano le cose bisogna metterci un po' del nostro, bisogna starci dentro, bisogna approfondire, bisogna entrare in una condizione per poter captare qualche cosa di diverso. Non accontentiamoci di quello che ci arriva dai media, andiamo un po' in profondità. Hans Rosling lo ha fatto con questo libro. La copertina è questa qua, la potete trovare. Io non guadagno niente chiaramente dalla vendita di questo libro, semplicemente mi ha colpito perché è un libro interessante che puoi anche aprire e leggere passo passo, oppure puoi aprire e saltare di palla in frasca e divertirti nel capire che cosa alla fine tu credi, ma in verità è. Ciao a tutti, buona vita.